un caffè. E oh, c'ho questi. No, no, dai, ti prego, no. No, dai, dai. Ma ci stanno le 200 lire. Oh, vedo. Me devi ridare 10 euro. Non ce l'ho 10 euro, ho appena pagato il caffè con gli ultimi spicci che avevo in tasca. Non è mai vero. Ho lasciato il portafoglio sul comodino. È impossibile. Me devi ridare 10 euro, zì. E tu come fai a saperlo? Perché io sono a casa tua, Vittorio. Ma come? Che significa? A casa mia? Fai il tuo numero di telefono. Chiamati. Vittorio, sul tuo comodino non c'è un cazzo. È solo pieno di fazzoletti sporchi, come sempre. Hai visto? Non ci stanno cazzi. Mi devi ridare 10 euro finalmente. Sì? Apri le mani. Tiè. Ah sì, ma è una spicciolata, ma sono tutti bronzini. È tutto rame. E se non ti vanno bene, ti rivedo domani, eh? No, no, vanno benissimo. Sti infami. Insomma, vengo da Bessi e le dico: gran puttana, che cazzo ti ci vuole a stirare quel cazzo di pantalone? Oh, oh cazzo. Hai fatto bene, cazzo. Sei una puttana. Ascolta la cosa, quella puttana si merita soltanto che è questo. Hai fatto bene? Sì. Senti, quanto è la birra? 50 euro. Una birra, ho detto. 50 euro. 50 euro per una cazzo di birra che sa di piscio? Sì, 50 euro per una pasta su birra. Te la pago, stronzo. Ehi, senti, dammi questa cazzo di B50 euro. Di B50 euro. Fuori dalla mia proprietà!